Bentornati nel mio canale, sono Miss Giulia e questo è un video unboxing in collaborazione con il sito Beauty Park. Questo pacchetto mi è arrivato esattamente in 14 giorni lavorativi. Questa è la lista di tutti i prodottini che ho scelto, sono esattamente 11. E adesso vi mostro in dettaglio tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di Beauty Park. Il pacco era sempre imballato con il pruriball, tutto ben conservato. E adesso il primo prodotto che vi mostro, come sempre, è uno stampo per la resina, sperando che c'entra all'interno dell'inquadratura perché è gigantermo. Questo è il codice di questo stampo, all'interno sono presenti due stampi identici rosa e adesso vi mostro un attimino che lo apro. Aspettatevi, evito tutti questi rumori. Ed eccolo qua, sono come dicevo prima due stampi, ed eccoli, e c'è appunto l'alberello, aspettate che ve lo rigiro perché sennò vedete tutto sotto sopra, c'è l'alberello, c'è il pan di Zenzi, c'è appunto il fiocco di neve, ed è davvero graziosissimo. Ovviamente il pan di Zenzi c'è sia la versione femminile con i cuoricini come bottoncini e c'è anche la versione maschietto con i bottoncini tondi. E non vedo l'ora di colorare la resina in questi stampi, cioè sono spettacolari, sono davvero belli. Ovviamente andrò a fare qualche decorazione per l'albero di Natale, ma volendo si possono fare anche delle calamite, oppure con questo stampo, come vi dicevo anche negli altri video, questi stampi possono essere utilizzati anche per l'alimentare, perché appunto sono in silicone e possiamo realizzare dei graziosissimi biscottini per Natale, perché no? Io ovviamente, io come sempre, siccome sono sempre due stampi e qui c'è sempre il doppione, uno stampo vado ad adipirlo appunto alla cucina e uno stampo per la resina. E come dicevo è davvero davvero graziosissimo questo stampo, lo adoro. Scusatemi se sentite rumori di sottofondo, cioè chiacchiericci di sottofondo, ma siamo ovviamente in zona rossa, siamo tutti quanti in quarantena, siamo tutti a casa e quindi vi beccate anche il sottofondo, che non è musicale ma va bene, scusatemi. Allora, poi vi mostro le altre cosine. Allora, questo qui sono dei cipollottini da 4x3 mm ed è questo qui il codice. Sono esattamente 10 fili, questi se non erro li ho pagati 1,93 euro, quindi davvero ottimo come prezzi, perché esattamente di solito io questi fili al mercato, cioè quando ci si poteva andare, li prendevo appunto a 1 euro al filo, qui invece 10 fili per 1,93 euro, quindi quasi 2 euro per 10 fili di cipollotti, e vi posso assicurare che sono lunghissimi perché... cioè, guardate quanto sono lunghi i fili, e quindi potete capire che è estremamente vantaggioso. Questi qui sono esattamente quei cipollottini con quella placatura, da una parte sono in vetro e da una parte invece c'è questa placatura argentata. Sinceramente non pensavo di aver preso questi qui, ma volevo quelli lì dove è solo vetro verde. E alla fine non ho letto bene la descrizione, ma c'era proprio specificato che erano quelli lì con questo lato placato. E messi così sono molto festosi, ve li mostro anche senza flash, cioè sembra molto molto Natale, cioè davvero molto molto luminosi. E proverò ad usarli all'interno di un progettino, perché no, anche se sono molto wow da solo, cioè sono, cioè non passano inosservato, ecco questi cipollottini. Ecco qua che mette a fuoco anche il telefono, davvero non passano inosservato. E ovviamente li ho presi anche nella misura più grande, infatti ho preso anche questi qua da 6x4, questo è sempre il codice, sempre pensando di prendere i cipollottini diciamo senza placatura, ma anche in questo caso c'era specificato che erano con questa placatura, e infatti non me ne sono resa conto ed eccoli qua. E anche questi cercherò di utilizzarli in qualche progettino, ve li mostro anche ovviamente con la luce. Questi sono di una tonalità leggermente un po' più chiara rispetto a quest'altro, questo è più un verde peridot e questo è più un emerald.
quindi si vede, si nota la differenza. Vedete, questo è più chiaro, questo è un po' più intenso come colore. Sono molto, come dicevo prima, molto wow, molto cangianti, e cercherò di utilizzarli in qualche progettino. Anche in questo caso qui, come dicevo prima, sono sempre 10 fili, e questo qua l'ho pagato 2,14 euro, quindi pagato, cioè li ho scelti in collaborazione e venivano appunto 2,14 euro, quindi anche questo molto vantaggioso per quanto riguarda il prezzo. Quindi vi consiglio di sbirciare e spulciare, perché ho cipollottini ad oltranza e sicuramente li sceglierò anche in altre colorazioni. Poi ho scelto altri cipollottini, questo è il codice, sempre in misura 6x4 mm, e ho scelto questi qui bianco. Questo vengono venduti a un solo filo, vi posso assicurare anche che questo filo è bello lungo, e vedete, e ha, mi sembra che, no, questi qui non sono, sì, un po' a B, sì, c'è la pattina B, ma aspettate che non mette a fuoco il telefono, amico collabora, ed eccoli qua, tutti belli sfaccettati. Io di solito il bianco e il nero tendo a non prenderli mai, ma ogni tanto in qualche progetto ci stanno divinamente. Allora, poi, sempre sulla scia dell'emerald e del verde, ho preso le ovaline. Ovviamente mi sono fissata con le ovaline, anche in un'altra collaborazione ho preso le ovaline. Queste sono misura 6x4 e sono appunto queste ovaline qui, trasparenti, molto molto carine. Io sto in fissa, sto facendo tutte ovaline, cioè sto lavorando solo con le ovaline in questi giorni, e questo è appunto il filo con le ovaline con emerald, che poi è ancora un'altra nuance, cioè di verde ancora più tenue rispetto magari ai cipollottini che ho preso prima. Ve li lascio qui così almeno vedete le diverse sfumature. Poi ho preso queste altre ovaline, che è ancora un'altra nuance di verde, in pratica sono sparaflesciata col verde. Questo è il codice, sono misura 5x3 mm, sono un po' più piccole rispetto a queste. Anche qui il filo bello lunghetto, e sono di un verde bello intenso, un verde prato, molto molto intense. Ve le metto a paragone insieme a queste altre tonalità di verde per mostrarvi un pochettino anche altri riflessi. Poi aspettate che metto il tutto all'interno delle bustine, vi mostro le altre cosine che ho scelto. Poi ho preso i rivoli, questi qui della Swarovski in 12 mm, e appunto sempre emerald, perché quando ho fatto quest'ordine si vede che eppure tenete conto che questo è il mio colore preferito, io ho tantissimo materiale con questo colore e ancora ne prendo. O mi fisso col Siam o con l'emerald, o anche ovviamente con il viola. E niente, rivoli Swarovski, rivoli semplici, ne ho presi due, questi vengono proprio venduti a confezione di due. Poi ho preso un unico pacchetto di Rocaille della Toco di 110, e ho preso le Opaque Rainbow Purple, questo colore è davvero bello, già l'ho preso una volta, vi mostro ovviamente il codice che è il 412, è davvero un bellissimo colore e ve lo straconsiglio anche queste. Le bustine vengono vendute appunto da 10 grammi e sono appunto della Toco, sul sito trovate anche quelle della Miyuki. Poi ho preso, aspettate, per quanto riguarda la componenti metallici, ho preso questi perni, davvero molto belli questi perni, ve li consiglio anche perché questo, diciamo, è il must have di quest'anno per quanto riguarda gli orecchini minimal. Sono esattamente 5 paia, ho scritto anche la misura, che 11,5 x 13 mm, e sono spettacolari. Questi di solito vengono affiancati ad elementi anche in resina,
quindi si aprono in questo modo, si aggiunge, che ne so, all'interno l'anellino fatto in resina o l'ovale fatto in resina o anche altre forme geometriche, e poi ovviamente si indossa tranquillamente l'orecchino. Sono belli, la chiusura è bella, consistente, io li adoro e sicuramente li riprenderò anche in altre colorazioni. Questi qua sono appunto placati in oro e sono davvero belli belli, cioè questi ve li consiglio, ve li straconsiglio, sono rimasta davvero soddisfatta di questi qui. Poi volendo ci si può mettere, oltre agli elementi in resina, magari chi non fa la resina, si possono aggiungere anche dei gancini per mettere qualche charms, perché no, o anche le nostre creazioni fatte in tessitura di perline. Poi ho preso anche questi altri, questi sono degli orecchini fatti e finiti, questo qui è il codice, la misura è 9,19 x 17 mm, sono sempre placati in oro e sono le stelline. Li ho visti, me ne sono innamorata e quindi ho detto perché no, prendiamoli e li sfoggerò. Sono davvero belli belli belli, c'era anche la versione più grande, molto carini, si aprono appunto in questo modo e sono appunto a forma di stellina, carini carini. Questi volendo magari nel primo foro si aggiunge questo qui con l'elemento in resina e questo magari nel secondo foro del logo, davvero molto molto carini. Poi infine ho preso anche questi, questo è il codicino, sono sempre placati in oro, questo la misura in pratica sono in ottone con micro pavé, la misura non me la sono segnata, perdonatemi, ma questo ha la parte di sopra che è simile a questo però un po' più lunga, ed eccoli qui, sono esattamente tre paia di orecchini, vedete la parte di sopra è fatta come dicevo prima in questo modo, però è un più grande l'ovale su, e poi ha questo elemento spettacolare con questi micro pavé. Aspettate, ve lo mostro senza flash così almeno potete aspettate, zoom, ok, è davvero spettacolare questo elemento, volendo si può anche sganciare e utilizzare questo elemento per una collana, perché no, cioè è davvero bellissimo da solo anche. Questo è il retro e lo si può anche, se non vi piace questo ovale qui che è più grande, lo potete anche inserire con questo ovale piccolo, così, in questo modo, vedete? Cioè l'effetto è davvero spettacolare, li adoro. Poi questi elementi qui li fanno anche in altre forme, se non vi piace l'ovale c'è anche il cerchio, la stellina, cioè sempre con questi micro pavé, sono davvero spettacolari. Poi ci sono sia crystal e sia quelli lì che sono multicolor, molto molto belli. Come dicevo, all'interno ne escono appunto tre paia e questi, uno andrà a me, uno a mia sorella e l'altro non si sa, l'altro in sostituzione. Sono davvero belli belli. Niente ragazze, queste erano tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di Bead Park, io sono stracontenta, cioè guardate la combo, questo al primo foro e questo al secondo, cioè spettacolare. Oppure magari mettere un anellino di quelli piccini piccini che vanno proprio aderenti al foro, oppure anche un aircuff, c'era anche la versione aircuff a stellina che era anche spettacolare. Ovviamente seguiranno due tutorial in collaborazione con il sito Bead Park, uno di resina e uno di perline come sempre. Io spero che questo unboxing sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!